come sempre di fronte alle grandi sfide della storia che si valutano i leader, quelli che possono fare la differenza tra il successo e la catastrofe. E un fatto che sta emergendo con la guerra in Ucraina è la realtà desolante del leadership di sinistra in Occidente. Biden, che è stato osannato dai grandi media in chiave anti-Trump, si sta dimostrando del tutto inadeguato. Come inadeguato si sta dimostrando Emmanuel Macron, altro idolo della sinistra, incapace di qualsiasi visione più ampia dei suoi interessi politici, del piccolo tornaconto francese, inutili, inesistenti, come sempre i vertici dell'Unione Europea, che sono sempre presentissimi quando si tratta di imporre regole assurde ai cittadini, ma di colpo diventano evanescenti quando c'è da affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Il frastuono della guerra ha fatto crollare la narrazione progressista ed è anche per colpa di questa debolezza politica della sinistra che siamo in una situazione in cui siamo, perché la sinistra è incapace di leggere la realtà, presa com'è dai suoi deliri ideologici. Per questo io sono ancora più convinta oggi che in Occidente, negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, serva una svolta conservatrice, banalmente, perché serve tornare ad affrontare la realtà.